Matteo Saragna, ci siamo incontrati qualche settimana fa, adesso che il gruppo è praticamente definito, confermiamo le stesse impressioni? Sì, ora bisogna iniziare a lavorare prima di poter dire qualcosa, però il gruppo è ben assortito, come ti ho detto l'altra volta, c'è un mix di esperienza, di gioventù e speriamo anche di tanto atletismo perché serve tanto anche quello. Ora si va su a creare un po' di gruppo, iniziare a lavorare assieme per cercare di capire qual è la strada da percorrere e poi si scende, si comincia a fare pallacanestro e da lì si comincia. I giovani magari vi trasmetteranno un po' di entusiasmo, ma forse non avete neppure bisogno voi più esperti, diciamo così. Beh, io posso parlare per quello che mi riguarda, di sicuro non ho bisogno perché mi piace tanto allenarmi, mi piace giocare, quindi questo è quello che mi piace fare, lo faccio con gioia. Però sicuramente sarà un dare e un avere da ambo le parti, perché io ho bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi e quindi sarà interessante anche questo scambio. E poi dovrei scoprire questo pozzecco allenatore. Quello giocatore già lo conoscevi, ma quell'allenatore è tutto da scoprire per te. Sì, ma guarda, ho grandissima fiducia perché vedere l'entusiasmo che ha e la voglia che ha adesso è il primo passo fondamentale, quindi non ho nessun tipo di dubbi sul fatto che sarà un allenatore preparato, che saprà insegnarci le cose bene e ce le saprà comunicare comunque col suo modo, che è un modo che ti fa divertire, che ti fa stare col pensiero giusto. Hai dato uno sguardo anche agli altri roster delle altre squadre? C'è qualcuna che ti piace di più, insomma, che pensi che sia più forte sia in pole position? Sai, è complicato, sicuramente le squadre che hanno un budget maggiore hanno costruito delle squadre buonissime, ovviamente Torino, Barcellona, Verona stessa sono squadre che hanno grande capacità, quindi, però sai, ci sono squadre che all'inizio costruiranno per vincere, magari non ce la faranno, ci sono squadre che costruiranno per stare a metà classifica ma faranno molto bene, quindi i valori si vedranno da metà campionato in poi. All'inizio però sarà importante fare punti subito per indirizzare bene il campionato.